essere messo a rischio e in pericolo per i prossimi 100.000 anni con le scorie radioattive che non si sa dove mettere, o se la tecnologia, la ricerca è già in condizione oggi di darci un'alternativa. L'energia rinnovabile, soprattutto con due materie prime che in Italia abbiamo in abbondanza, le uniche che abbiamo, il sole e l'aria, l'uranio, il plutonio, non ce l'abbiamo, è destinato a finire, è pericolosissimo come la recente distruzione in Giappone dimostra e non è conveniente. Insomma, serve soltanto a qualche lobby economico di arricchirsi oggi per distruggere l'Italia di domani. Il governo sta parlando di cambiare d'idea su questo progetto, che cosa dice lei? Il governo sta ancora una volta raggirando gli italiani, perché ha detto che ci vuole una pausa di riflessione, né pausa né riflessione, ci vuole un atto concreto, prendere atto che l'Italia deve fare come ha fatto già tanti anni fa, dire no al nucleare. Invece loro cosa faranno? Diranno: riflettiamoci un attimo, fino al 13 giugno, il tempo che scade, la data ultima per il referendum, e poi lo fanno. Ecco perché noi italiani dobbiamo vigilare, perché non si deve cadere nel trabocchetto di credere a questo governo, che di pausa e di riflessione lo fanno apposta per rinviare. Sono abituati a rinviare i processi, poiché non siamo capaci a rinviare una decisione in 4 mesi. Di SS Rinnovabili siamo venuti questo pomeriggio in piazza e ci siamo uniti alla manifestazione contro il nucleare, contro la vendita dell'acqua. Vogliamo manifestare la nostra, anche in questa occasione, la nostra volontà affinché le rinnovabili restino comunque una dei temi trainanti di quella che sarà l'energia per il futuro. Non siamo, ribadisco, legati politicamente a nessun tipo di fronte. Lottiamo e ci proponiamo soltanto come gente che lavora nel settore delle rinnovabili e vuole mantenere il suo posto di lavoro e la sua condizione. L'ultimo decreto ha tagliato praticamente della metà le incentivazioni, questo ha segato le gambe a un settore che porta in Italia oltre 110.000 persone, praticamente è un fallimento di un'altra Fiat. Può reagire a questo? L'unica cosa per reagire a questo è, lo ribadisco e l'ho scritto tante volte, scendere in piazza tutti insieme, tutti uniti, per far sentire la nostra voce. Quindi cerco e voglio sensibilizzare ancora di più tutti i partecipanti di SOS Rinnovabili a scendere in piazza e manifestare le nostre idee. È possibile fare un nucleare in Italia? Il nucleare in Italia credo sia quasi impossibile, se non molto molto difficile, visti gli alti costi e vista la totale inutilità di investimenti in quel settore che costa tanto e produce tanto pericolo e tanta difficoltà per le persone che ci vivono intorno. Gli ultimi eventi in Giappone possono cambiare la situazione? Sono veramente dispiaciuto che tutto ciò accada in questo momento e con alle spalle un problema così forte che si è venuto a creare in Giappone. È un monito nei nostri confronti, nei confronti di tutto quello che è il nucleare nel mondo, affinché ci si pensi due volte prima di impiantare una centrale nucleare o di pensare nucleare come futuro per la nostra società. Non è assolutamente così. E un commento sulla disinformazione fatta da alcuni commenti da certi politici su giornali come sul giornale o sul... Allora guarda, si tende di parlare a grandi linee. I politici molto molto spesso non hanno le conoscenze tecniche e non sanno esattamente quello che succede, quello che può succedere come danno a fronte di un problema alla centrale nucleare, né tantomeno quelle che sono le rinnovabili e come noi potremmo veramente cambiare il sistema energetico del paese, del nostro paese, ma non solo, anche più grande. È importante secondo me sensibilizzare l'opinione pubblica, partire proprio dal basso per cercare di portare avanti il discorso delle rinnovabili e dell'energia pulita in tutti i sensi, a discapito di lobby quale l'ENI che ci vuole vendere il gas o dell'Enel che vuole mantenere il suo dominio sull'energia. Allora, ci sono due cose che sono particolarmente importanti in questo momento. Uno, mettere in chiaro che non è possibile nemmeno lontanamente pensare che il nucleare possa essere una soluzione al problema energetico. Noi di Bull lo sosteniamo da tempo e fatto sta che quando si è presentata la tragedia in Giappone noi avevamo già pronti i referendum per i quali in tempi non sospetti avevamo raggiunto le firme. La seconda cosa molto importante è rendere applicabili i referendum, perché se è vero che sono un diritto civile garantito, il diritto al referendum come
come diritto politico. E se è vero che una volta raggiunto il quorum e il popolo si esprime e c'è un risultato, questo risultato poi in qualche modo chi ci governa e chi amministra il potere deve essere tenuto a rispettarlo. Non è possibile che, come è successo per il precedente referendum del nucleare, il popolo si esprima e poi di fatto si prosegua comunque sul percorso precedente all'espressione della volontà popolare. Queste due cose più importanti. La terza è andate a votare e portate la gente a votare, perché è importante raggiungere il quorum. In Italia è dal 96 che non si raggiunge il quorum del referendum. Ci dicono ma con le rinnovabili non si fa nulla, non si va da nessuna parte. Ebbene, allora perché la Germania nel 2050, memorizzate questo dato, memorizzatelo, e coloro i quali vi obietteranno qualcosa in questi giorni ricordatelo, perché è un dato vero. Nel 2050 la Germania soddisferà l'80% del fabbisogno energetico con le rinnovabili. E sapete perché in Italia pochi giorni fa il ministro Romani ha affossato le rinnovabili, il solare? Perché il sole è gratis, il sole non si paga, con il sole non si fanno affari, la cricca non fa affari con il sole, li dobbiamo cacciare questi individui in nome del popolo italiano, ma anche in nome del popolo inquinato che non ne può più dal nord al sud di dover sopportare politiche energetiche, territoriali, industriali altamente inquinanti. Paghiamo l'energia più di qualunque altro paese, 35% mediamente in più, perché la sinistra ha rinunciato all'energia nucleare alla fine degli anni 70. Dovremo riandare a riprenderci il know-how che abbiamo perso. Sono andati dietro agli ecologisti fanatici. L'energia nucleare è la forma più pulita di produzione e più sicura di produzione dell'energia e del futuro. L'energia nucleare è la forma più pulita di produzione e più sicura di produzione dell'energia e del futuro. Anche perché ad un certo punto carbone, petrolio e gas si esauriranno. Quindi noi abbiamo perso, pur essendo noi la patria di Enrico Fermi, il creatore della possibilità di creare dalla scomposizione delle cellule l'energia nucleare, noi oggi dobbiamo ripartire da zero. Dalla scomposizione delle cellule.